Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Ieri sono uscite finalmente le ultime due SBC Showdown. Sto parlando di Alessandro Bastoni e Stanislav Lobotka. In questo video andremo a parlare del difensore dell'Inter, per ovvi motivi, visto che Lobotka l'hanno fatto un po' così. Mi è piaciuto, ve lo posso spoilerare, però ovviamente andiamo ad analizzare per bene quello che è il giocatore anche sulla base delle clip registrate durante le partite. Quindi mettetevi comodi e godetevi la review. 266.000 crediti per questa versione di Bastoni secondo me sono un prezzo più che ragionevole, visto che si va ad inserire in una fascia di prezzo dove difensori di livello non è che ci siano. Perché sì, con questo Bastoni per me stiamo parlando di un difensore di assoluto livello. Innanzitutto il body type è un body type unico, per cui è l'unico ad avere questo tipo di body type ed è un body type molto simile a quello di Konaté, se vogliamo. Parliamo di un giocatore di 1,90 m, in game però è bello robusto, ma questa sua robustezza non gli impedisce di potersi muovere comunque bene, soprattutto quando andiamo a fare gli scivolamenti con l'L2, ma questo è dovuto grazie a quell'ottimo 94 di reattività che approfondiremo a breve. Giocatore che è totale perché abbina sia degli ottimi elementi di automatismo, sia molto abile nell'andare a recuperare il pallone manualmente, quindi con il contrasto. Un giocatore che si è rivelato molto veloce quando si tratta di dover scappare all'indietro per quanto riguarda il recupero sugli avversari che sono magari andati via nello spazio, e questo è testimoniato dall'81 di accelerazione e 85 di velocità scatto che, ripeto, su un giocatore di 1,90 m lenghi fanno tutta quanta la differenza di questo mondo. Per quanto riguarda i passaggi, clamorosamente buoni sia il corto ma soprattutto il lungo. Mi sono messo a fare un po' di cambi di gioco e ho notato che li fa perfetti, questo sia per l'ottima statistica ma anche per via del passaggio lungo che gli va a dare un boost. E non è per niente da sottovalutare questa sua caratteristica, perché avendo la possibilità di poter ripiegare da un lato e dall'altro sui due terzini, magari se avete visto l'ultimo video delle tattiche del 3-4-2-1 capirete quanto questo è importante per andare a evitare di perdere un tempo di gioco e andare subito nella metà campo a trovare il terzino o l'esterno che si è liberato. Quindi molto bene i cambi di gioco. Per quanto riguarda il dribbling, vi ripeto, vi parlavo del 94 di reattività che per me è un parametro eccezionale. Magari qualcuno di voi potrebbe essere leggermente spaventato dal 64 di agilità, 63 di equilibrio, ma comunque quelli non sono dei parametri che di solito sono altissimi su difensori centrali, soprattutto di 1,90 m, e comunque anche per quanto riguarda il discorso dell'agilità abbiamo l'L2, ovvero l'affronta nella sua versione base, che dà una mano, anche se nell'ultima patch è stato leggermente diminuita quella che è la velocità massima raggiunta durante l'affronta. Questo Bastoni non si muove affatto male. Poi ripeto, il 94 di reattività lo rende molto performante anche quando si tratta di dover temporeggiare, 92 di freddezza per evitare di commettere errori quando è sotto pressione, statistiche difensive che parlano da sole, perché abbiamo un ottimo 92 di intercetto e questo Bastoni si mette perfettamente sulle linee di passaggio e il piede lo allunga sempre per intercettare, nonostante non abbia il playstyle dell'intercetto neppure nella sua forma base. 88 la precisione di testa, molto preciso e puntuale anche negli interventi aerei, 92 di lettura difensiva che, vi ripeto, lo rende un difensore per me molto automatico, 92 di contrasto in piedi, 88 di scivolata lo rendono molto preciso, come vi dicevo, in recupero del pallone. Questo grazie anche al suo playstyle plus del gioco d'anticipo, il procione, che si sente veramente tanto, molto preciso nell'intervento e soprattutto difficile che vi va a perdere il rimpallo, quindi la palla quando la recupera rimane nella sua poi disponibilità. 91 di elevazione, 86 di resistenza, 88 di forza e 88 di aggressività che si sentono tutti, soprattutto la forza e l'aggressività, perché anche in questo caso, non avendo il playstyle della sua versione base del mastino, abbiamo un'ottima resa con quella che è la difesa avanzata, quindi l'intervento con la X che va a dare spallate. È un qualcosa di incredibile. Un difensore che poi ho trovato molto buono anche per quanto riguarda proprio il senso della posizione. Alle volte mi è capitato di uscire di proposito male con l'altro difensore centrale per vedere se questo Bastoni perdeva un po' la bussola, invece se c'è l'uomo di riferimento che lui sta marcando rimane molto focus e non è che se ne va pascolando per il campo. A completare questo quadretto di playstyle abbiamo il blocco,
che nella sua versione base, vi dico la verità, si sente, si va a mettere anche sulle linee di tiro e li intercetta in maniera abbastanza buona. Abbiamo poi la scivolata plus e l'aerial nella sua versione base, che comunque dà una gran mano, visto che parliamo di un difensore centrale di 1,90 m. Poi abbiamo tre playstyle del passaggio, vi ho commentato il passaggio lungo, poi abbiamo il calibrato e l'incisivo, giusto per non farci mancare niente, soprattutto il calibrato, magari per passare da difesa a centrocampo può tornare molto utile. Diciamo che ovviamente lo stile d'intesa che vado a consigliare è ombra, come la maggior parte dei difensori centrali, però la cosa che poi ci interessa tanto è la sua possibilità di upgrade, perché dipenderà dal risultato della partita tra Inter e Napoli. Vero che l'Inter è uscito dalla Champions, magari potrebbe aver perso un po' di stimoli visto che il campionato è abbastanza archiviato, però diciamo che sulla carta è chiamata al riscatto, quindi io mi aspetto quantomeno un pari, quindi quantomeno un più uno, e poi la possibilità di potersi upgradare ulteriormente all'interno dell'evoluzione degli showdown se non l'avete utilizzata. E che io vi assicuro che questo è un difensore già fenomenale, immaginatevi se arriva a 92 con quelle statistiche lì, rischia veramente di essere una mina e uno di quei giocatori che qualora non vengano sbloccati poi rischiano di essere un po' un rimpianto. Quindi alla fine della fiera io ve lo straconsiglio, vi do un bel 8 tendente anche all'8,5, e già so che nei commenti mi inizierete a dire: ma te, ma meglio lui o Buongiorno? Allora parliamone, perché infatti qui ho proprio due difensori con cui voglio paragonare questo Bastoni, che sono Buongiorno e Konaté. E parto da Konaté, perché Konaté condivide con Bastoni secondo me il body type, perché hanno un body type molto simile, più o meno l'altezza è quella, a livello di spessore in game bene o male siamo lì. Abbiamo in questo caso però, per quanto riguarda Konaté, due playstyle plus che non è che mi fanno impazzire. Manca il procione nella sua versione argento, e io quello che ho riscontrato su Konaté è che è molto automatico, mentre questo Bastoni riesce a coniugare meglio le due fasi, è sia automatico sia bravo negli interventi manuali, cosa che a questo Konaté manca leggermente. Comunque ha Konaté dalla sua, che è un pelino in più agile soprattutto quando bisogna cambiare direzione, ma comunque Bastoni non è per niente male anche in quest'altro fondamentale. Quindi considerate anche le probabilità di upgrade, Konaté è mezzo infortunato, dovrebbe rientrare, non si sa. Al momento tra i due propenderei più per Bastoni. Per quanto riguarda invece Buongiorno, hanno gli stessi playstyle plus, però se Bastoni ve lo paragono a Konaté, Buongiorno ve lo paragono, nonostante la stazza, più a un difensore stile Militao, stile Varane. Ha più CPU rispetto a Militao e Varane, però più o meno quel giocatore è lì, perché è alto ma smilzo. Quindi è un giocatore tremendamente efficace quando andiamo a recuperare il pallone, perché è molto agile e lo testimonia al 93 di reattività, al 74 di agilità, al 75 di equilibrio, e riesce ad essere perfetto anche quando magari ce ne usciamo dall'area di rigore col difensore centrale a caccia di una pressione un po' più alta. Quindi piuttosto che scegliere tra l'uno e l'altro, io ce li vedo molto bene in coppia Bastoni e Buongiorno, perché nonostante, ripeto, i playstyle plus siano gli stessi, a livello di playstyle bianchi anche siamo lì per quanto riguarda quelli difensivi, però questo Bastoni mette un po' più di automatismo dove Buongiorno invece non arriva. Quindi uno non esclude l'altro, ma anzi, secondo me, al momento Bastoni e Buongiorno è la miglior coppia che si può desiderare se vogliamo avere una Serie A maxata. Ragazzi, anche per questo video è tutto. Come al solito fatemi sapere nei commenti se avete sbloccato questo Bastoni, se lo farete, e soprattutto, in caso in cui già lo avete nella vostra squadra, se vi è piaciuto. Vi ricordo che sono in live tutti i giorni sulla piattaforma Viola. Non mi resta altro che augurarvi una buona giornata e un saluto dai vostri Beroschi. A presto. Ciao.